in questo numero del TG Giovani. Il 2023 raccontato dagli adolescenti. Siamo nell'anno di Guglielmo Marconi, l'inventore del wireless. Un tutor contro la dispersione scolastica. Ciao ragazzi, qui è Radio Immaginaria e queste sono le 5 storie più importanti che abbiamo raccontato nel 2023. Il 2 aprile siamo andati in bicicletta da Bologna a Firenze per riaccompagnare a casa Dario e Oliver, i ragazzi che sono partiti da Firenze per andare in Sudafrica in bicicletta. Ed eccola qua, la leggendaria pattuglia di Oliver Casper e Dario Franchi. Abbiamo raccontato la loro storia nel podcast Bike Bro, che potete ascoltare su Spotify e su Radio Immaginaria. A maggio la Romagna è stata sommersa dall'alluvione. Ad agosto siamo partiti per Oltrape 2023, un tour nella Romagna alluvionata per raccontare storie e sogni di adolescenti che hanno perso tutto. Dopo che ho perso la mia casa mi hanno ospitato questi miei amici, che la prima parola che ho detto, me ne ricordo benissimo, è che ero viva. E l'8 settembre ne abbiamo parlato con il presidente Bonaccini. A ottobre, insieme a Un'infanzia da vivere e al Corriere dello Sport, abbiamo portato al Parco Verde il presidente del CONI Giovanni Malagò. Nel quartiere in 40 anni non c'era mai stato un campetto per i ragazzi e il 7 dicembre è stato inaugurato nel rione IACP un playground fighissimo. È una giornata indimenticabile per tutto il territorio. Il 30 ottobre è uscito su Rai Play Sound La ragazza delle onde, un podcast fantasy ispirato alla vita di Guglielmo Marconi, l'inventore del wireless. L'ultimo episodio del podcast è uscito l'1 gennaio e il nostro sogno è farlo diventare l'idolo degli adolescenti. Il 5 dicembre siamo stati a Padova per i funerali di Giulia Cecchettin. È stato difficile. È difficile parlare di questa storia, ma non potevamo non farlo. Nessuna donna che è stata uccisa per femminicidio se lo meritava. Abbiamo scelto di trasformare il discorso di suo padre Gino nei nostri auguri. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Danziamo sotto la pioggia. Buon 2024 da Radio Immaginaria. Ciao! Gli auguri, buon anno, buon 2024. Il 1 gennaio è uscito Attivazione, l'ultimo episodio del podcast La ragazza delle onde, ispirato a Guglielmo Marconi. Oh, India, finalmente. Ti stavo aspettando. E non potevamo iniziare l'anno senza Greta, che nel podcast interpreta India, la protagonista. Io sono Guglielmo. Guglielmo Marconi. Nel corso di questi 10 episodi, India troverà in Guglielmo Marconi una guida e cercheranno insieme di salvare l'umanità dall'onda Emma. Sicuramente mi ispiro, comunque seguo gli insegnamenti di quello che è stato il mio maestro, il mio primo maestro di teatro, e ci sono delle cose che non dimentico mai, ecco, che mi porto sempre con me. Quest'anno Guglielmo Marconi compie 150 anni. Quando aveva 14 anni ha creduto in se stesso e ha realizzato i suoi sogni. Se non hai qualcuno che crede in te, è un po' difficile che tu stesso creda in te, no? Forse Guglielmo Marconi ha avuto la pretesa poi di credere in se stesso a prescindere dal fatto che altri credessero in sé. Questa secondo me è una grande potenza, una grande ricchezza se ce l'hai, no? Noi speriamo che Guglielmo Marconi possa diventare per voi un po' di ispirazione. Se volete ascoltare La ragazza delle onde, trovate tutti e 10 gli episodi su Rai Play Sound. Ecco, credo che sia un podcast trasversale, nel senso che posso ascoltare un ragazzino di 13 anni, di 14 anni, ma così come il genitore dello stesso ragazzino, no? I protagonisti sono dei ragazzi giovanissimi, ma non parla solo di questi ragazzini, parla anche, insomma, del rapporto poi genitoriale e di tanto altro, insomma, di come e della figura di Guglielmo Marconi, in maniera non didattica e noiosa, ma anzi il contrario. È solo l'inizio. Il 95% delle scuole secondarie di secondo grado ha completato le nomine dei docenti, tutor e orientatori sulla piattaforma unica. È stato incaricato il 98% dei tutor previsti, vale a dire 36.908 su 37.708, e il 95% di orientatori, pari a 2.604 su 2.753. Per il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si tratta di un aiuto concreto per i ragazzi, un passo in avanti importante per la personalizzazione della didattica, per la lotta alla dispersione e per un orientamento che sappia fornire agli studenti e alle famiglie tutti gli elementi per una scelta ponderata nello studio e nel lavoro. I destinatari sono gli studenti delle circa 70.000 classi del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Sono stati 59.000 gli insegnanti che hanno deciso di frequentare i corsi di formazione organizzati in collaborazione con Indire a partire da settembre scorso. Nei prossimi mesi verranno attivate ulteriori azioni formative da parte del Ministero, focalizzate sull'attuazione pratica e operativa delle linee guida sull'orientamento. I docenti tutor e gli orientatori, grazie a un finanziamento di 150 milioni di euro, saranno retribuiti con compensi ad hoc per l'attività svolta. L'ultimo contratto della scuola ha reso strutturali le due figure.